Ci rincontriamo qui alle scuole medie del Grumo per continuare la nostra serie di conferenze, insomma, di chiacchierate legate a questo tema, oltre alla montagna, storie, insomma, leggende, racconti legati al Monte Summano, e questa sera proseguiamo con una serata prettamente, diciamo, archeologica, storico-archeologica. La nostra relatrice è Chiara Dalle Molle. E prima di presentarle vi ricordo quali saranno le prossime serate, i prossimi due venerdì. Allora, venerdì 23, sempre novembre, parleremo di farfalle e fiori del Monte Summano con Alessandro Maculian e Silvio Scortegagna, e in occasione anche della prossima serata inaugureremo una mostra legata all'entomologia del Monte Summano, cioè agli insetti del Monte Summano, curata da, non mi ricordo più, scusatemi, da Fabrizio Luchin. E questa mostra si terrà presso un museo archeologico, insomma, su in Piazza del Domoro, di fronte al municipio. L'ultima serata, invece, il 30 di novembre, ci sarà il dottor Antonio Calgaro del gruppo archeologico Bissari, che parlerà di Sant'Orso, la stamperia e la storia, e questo, diciamo, nuove scoperte legate ai documenti e alle stamperie, in particolare legate alle stamperie dell'area di Sant'Orso. Bene, dunque, logico, vi invito e vi aspetto anche per le prossime due serate, e questa sera andiamo avanti con la nostra Chiara Dalle Molle. Chiara Dalle Molle, piovenese, di Piovene Rocchette, laureata in archeologia, da sempre socia del gruppo archeologico, piccolina così, da una decina d'anni libera professionista si dedica allo scavo archeologico, oltre alla famiglia, logicamente, e lei questa sera ha il compito di presentarci scavi e ricerche di Castelmanduca. Per chi non lo sa, Castelmanduca, questo cucuzzolo, nelle pertinenze del territorio amministrativo di Piovene Rocchette, ed è parte, diciamo, integrante del Monte Summano, perché effettivamente è una propaggine del Monte Summano. Per questo abbiamo deciso di inserirlo all'interno di questo percorso legato allo studio del Monte Summano. E niente, io lascio a lei la serata, insomma, presentarci queste scavi e ricerche e questo sunto di quelli che sono gli scavi che si sono condotti nella storia in questo sito. Vi ringrazio per la vostra presenza. Porto logicamente i saluti del Museo Archeologico dell'Alto Vicentino, della dottoressa Anna Della Vecchia, che purtroppo questa sera non può essere presente, e anche dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore Alessandro Bonotto, che anche lei questa sera non può essere presente. Per cui vi ringrazio e buona serata. Lasciamo alla Chiara la spiegazione. Allora, buonasera a tutti. E benvenuti. E questa sera mi è stato chiesto di parlare di Castelmanduca, è un sito archeologico molto importante, penso anche conosciuto, insomma, perlomeno dalle persone di Piovene, però forse conosciuto proprio perché il nome stesso, Castelmanduca, rimanda alla presenza del castello in età medievale. Credo anche che poche persone invece sappiano che la storia di Castelmanduca in realtà parte molto, ma molto più indietro rispetto al Medioevo, ed è una storia sicuramente non molto conosciuta, però molto interessante e che merita, insomma, di essere raccontata. Ecco, questa sera il mio compito sarà questo: raccontarvi la storia di questo sito. Le prime ricerche risalgono al 1900 e all'inizio del 1900, e per arrivare fino agli ultimi scavi fatti nel 2001. Allora, questa è una foto panoramica della zona. Tutti riconoscono ovviamente il Monte Summano. Non è una foto bellissima, però mi sembrava, insomma, che gli elementi del paesaggio più importanti, sicuramente determinanti, insomma, per una storia anche del popolamento antico, si possono vedere tutti. C'è una pianura, e dalla pianura si alza proprio questa montagna, insomma. C'è il fiume Astico, c'è anche questo,
me lo indica Michele. C'è il torrente Astico, per essere più precisi, che come tutti i torrenti, come tutti i fiumi, costituisce una via di comunicazione molto importante, una via di commerci attraverso la quale passano e sono sempre passate le merci, ma non solo le merci, anche le culture. Ecco, il sito di Castel Manduca si trova esattamente su questo cucuzzolo. Siamo ai piedi proprio del eccolo lì, sì, siamo ai piedi del Monte Summano. È un pezzettino prominente, sporge rispetto alla montagna, non è troppo alto ed ha tutte le caratteristiche, diciamo, che evidentemente hanno fatto di quel posto lì un luogo ideale in cui l'uomo ha scelto di vivere, insomma, dall'antichità e per millenni. Si vede anche il sito della Rocchetta, eccolo lì, esatto, un altro cucuzzolo, anche quello lì, quindi non troppo grande, facilmente difendibile, e si vede anche il castello di Meda, che poi riprenderemo, insomma, nel corso della serata. Ecco, sia la Rocchetta che il castello di Meda, evidentemente a controllo di questa via di comunicazione così importante, qual è il torrente Astico, il sito di Castel Manduca a controllo anche di tutta la zona pianeggiante. Poi verso Sant'Orso ci sono altri, ovviamente, altri cucuzzoli, tra cui Sant'Orso stesso, ma li vedremo più avanti, che sono stati, che presentano tracce di frequentazione umana fin dall'antichità. Ecco, questa è una foto più vicina, quella montagna, eccola lì, esatto, è proprio il sito di Castel Manduca. Avanti. Questa invece è la carta tecnica regionale. Il sito di Castel Manduca è quello lì. La parte più alta misura 406 metri sul livello del mare. Vediamo che da un lato c'è la Valle dell'Oca, una valle molto stretta, molto ripida e quindi naturalmente difesa. Dall'altra parte c'è una depressione all'interno della quale si insinua la strada che oggi porta al Santuario dell'Angelo, anche lì molto ripida, soprattutto nella parte iniziale, fino proprio all'altezza più o meno di Castel Manduca. Poi invece comincia ad essere un po' il pendio un po' più lieve, e alle falde, ai piedi proprio di questo cucuzzolo, il paese di Piovene Rocchette. Ecco. Ecco, allora, tutto inizia nel 1909. Questa foto è Don Rizzieri Zanocco, è nativo di Caltrano, sacerdote, grande appassionato di storia e di archeologia. Il suo nome è legato in maniera molto stretta al sito di Piovene Rocchette, al sito di Castel Manduca, ma non solo a questo, perché leggendo le cronache, insomma, dell'epoca di ricerche, di scavi fatti all'inizio del 1900, il suo nome insieme a quello del signor Cibin e di Schio ricorrono spesso, e sono le due figure, insomma, a cui noi dobbiamo il ritrovamento di tantissimi siti archeologici. E fu lui che nel 1909, in occasione di normalissimi lavori agricoli, individuò nel podere, appunto, di proprietà della famiglia Barbieri, quelle che subito lui riconobbe come cocci, ceramiche, arcaici, lui dice. Quindi riconosce subito che si tratta di qualcosa di molto antico, in connessione con dei muretti a secco. E avvisò immediatamente quella che allora era la Regia Sovrintendenza ai musei e agli scavi del Veneto, e ottenne, coadiuvato appunto dal signor Cibin e da Alfonso Alfonsi, il permesso di cominciare, di intraprendere i primi scavi archeologici. Ecco, i primi scavi, appunto, furono fatti nella parte più bassa del colle, quella più vicina, diciamo, al paese. E quello che emerse durante questi scavi
furono due casette. E una, in realtà, nella parte superiore c'erano molti strati di ghiaie alluvionali misti a strati invece di terra. E questo, come dire, ci sta se pensiamo che il colle è in alcuni punti estremamente in pendenza, è ovvio supporre che nel tempo ci siano stati più episodi, insomma, di dilavamento, di smottamenti che hanno appunto portato alla formazione di tutti questi strati. Al di sotto c'erano appunto questi muretti che si conservavano per l'altezza di circa un metro. Ce n'era uno esterno più grande che conservava ben tre muretti, e un bel pavimento di terra battuta e livellata e un focolare. Sopra questo però uno strato di circa 30 cm di ghiaia indicava che ad un certo punto un evento catastrofico aveva reso inagibile o comunque inutilizzabile questa struttura ed era quindi successivamente stato necessario costruirne un'altra più piccola all'interno, che si vede, esatto, molto più piccola perché aveva i lati di circa un metro e mezzo, non era più grande, non era neanche tanto robusta e il pavimento stesso era era formato da uno strato di argilla estremamente sottile, quindi costruita, diciamo, in maniera molto più precaria rispetto all'altra, ma probabilmente essendo all'interno dell'altra era comunque più protetta. I materiali ritrovati all'interno di queste strutture le datano alla seconda età del ferro, quindi poi vedremo anche la cronologia, quindi è all'incirca la seconda età del ferro si colloca tra il V e il II secolo avanti Cristo più o meno. Ecco, i materiali ritrovati all'interno datavano appunto le strutture a questo periodo. Erano entrambe dello stesso periodo, però non contemporanee, appunto perché una era stata diventata inagibile dopo probabilmente un'alluvione e l'altra era stata costruita successivamente. Quello che vedete è proprio uno schizzo, un disegno con gli appunti proprio di Alfonso Alfonsi, ecco la firma, sì, e proprio fatto probabilmente, insomma, in corso di scavo, per un bel esempio, insomma, di diario di scavo. Ecco, questi sono alcuni dei materiali che sono stati trovati all'interno di questa casetta. Sono dei pesi da telaio, poi li riprenderemo più avanti proprio perché sono attualmente in fase di studio e quindi ci stanno, insomma, dando informazioni abbastanza importanti. E, è proprio l'Alfonsi che scrive, no, nel diario di scavo, che ne sono stati trovati molti, purtroppo tutti rotti, distrutti, tutti frammentari, e che però sono interessanti perché sono di grandi dimensioni, dice lui, e appunto alcuni hanno, quelli che si vedono qua su tutti e tre, hanno dei simboli particolari. Ecco, quando fu finito, insomma, lo scavo all'interno di questa prima trincea, perché nel 1909 furono aperte ben 5 trincee per capire, diciamo, esattamente cosa era successo nell'antichità su quel colle. E infatti la seconda trincea aperta a circa 20 metri di distanza da questa prima, ma più in su, quindi un po' più alta, più verso la cima del monte, e mostrò che una situazione completamente diversa, perché c'erano alcuni frammenti di tegoloni, di ceramica di età romana nello strato più superficiale, ma proseguendo lo scavo in profondità si trovò che assolutamente la fase dell'età del ferro mancava, mentre invece si trovò tutto uno strato pieno, lo scrivono proprio con una grandissima abbondanza, di materiale dell'età del bronzo. Queste che voi vedete sono, questa è una foto d'epoca, sono tutte anse di vasi,
sono anse cornute, sono anse lunate o cornute, che è la stessa cosa, oppure anse cilindrorette, e sono tutte riferibili appunto all'età del bronzo. Furono trovate in grandissima quantità, veramente in grandissima quantità, associate a pavimenti di terra battuta, a focolari. Ma nonostante la ricerca insomma fatta per trovare anche le buche di palo, per esempio, che potevano indicare, dare informazioni in più per quanto riguardava la forma, la struttura delle case dell'età del bronzo, non fu individuato niente di tutto questo appunto, ma solo tanti focolari, tante cenere, tanti carboni, segno che probabilmente c'erano stati anche episodi di distruzione dovuti ad incendi, e tanta tanta ceramica. Ecco, i metalli ritrovati non furono tantissimi, qualche laminetta di bronzo. Questo che voi vedete è un ago crinale con l'estremità riccia. Questo proviene dal Castellon di Catrenta, però la foto che noi abbiamo appunto da questi diari di scavo dell'inizio del 1900 ne mostrano uno praticamente identico, solo che le foto sono vecchie, si vedevano veramente molto male, e quindi ho pensato di mettere questa, perlomeno insomma si capisce di cosa stiamo parlando. Doveva essere comunque di questo tipo. Ecco, furono poi aperte altre, ho detto 5 trincee, le altre 3 trincee furono aperte a metà strada, no, tra la prima e la seconda trincea, perché si cercava di capire, cioè di trovare un punto in cui la stratigrafia si fosse conservata per intero, e quindi cioè, cercavano di capire se c'era un collegamento tra i due siti. In realtà questo non fu possibile. Allora nel 1913 si cominciò con la seconda campagna di scavi, anche perché il terreno, soprattutto in superficie, era molto sconvolto, e oltre al materiale databile all'età del bronzo e associato ai focolari, e quindi ovviamente posizionato, si trovava in una deposizione primaria, e c'era anche tantissimo altro materiale che però era fluttuante, quindi non era al suo posto, e si voleva capire da dove poteva essere arrivato questo materiale. Allora nel 1913 si aprirono dei nuovi scavi nella parte più alta del colle, lì si vede anche un disegno, sia della planimetria dello scavo, e un disegno ricostruttivo anche insomma di quello che più o meno doveva essere. Ecco, anche qui si trovò nello strato dei primi 30-40 cm di terreno materiale di età medievale. Sotto poi cominciò ad emergere un muretto con una forma abbastanza insolita, una forma pentagonale. Ecco, quella lì era una torre con una forma insolita, infatti in Italia proprio non si conoscono tanti esempi di questo tipo, e vicino c'era una stanza con un pavimento di terra battuta e un focolare fatto con tegoloni di età romana. Allargando lo scavo si individuò anche un muro, nella parte più alta in calce, che andava in parte a delimitare la zona. Si cominciò ad approfondire lo scavo. Esatto, si cominciò ad approfondire lo scavo e si trovò che quel muro, che nella parte più alta era in calce, posava esattamente sopra un altro muro a secco questa volta, e questo muro a secco a sua volta posava addirittura su uno strato abbastanza anche importante, sicuramente databile all'età del bronzo, perché il materiale ceramico ritrovato all'interno dello strato era veramente tantissimo. Si provò anche ovviamente si scavò per 3 mesi, insomma, quindi ci fu il tempo per aprire anche altre trincee, e durante insomma, questi studi si capì che dalla parte sud ed est, quindi qua sotto, esatto, al di fuori del muro che proseguiva, perché lì non si vede, però in realtà il muro faceva una specie di semicerchio,
e al di fuori non c'era assolutamente niente, c'erano i soliti strati alluvionali di ghiaie miste a terra e poi si arrivava allo sterile, mentre dal lato ovest c'era uno strato molto importante anche lì di terra mista a carboni e ceneri e ancora tantissima ceramica dell'età del bronzo. Proprio gli ultimi giorni, sperando sempre nel ritrovamento importante, si aprì uno scavo neanche proprio vicino a quelli lì e una volta arrivato allo strato che sembrava lo strato sterile, ci si accorse che in realtà sotto c'era qualcos'altro e trovarono addirittura dei materiali, una cuspide di freccia e alcuni cocci di ceramica databili addirittura al Neolitico. Però purtroppo, e lo scrivono proprio loro, il tempo per questa campagna di scavi era finito e così pure i fondi insomma, che avevano a disposizione, quindi non fu possibile verificare se oltre al sito della seconda età del ferro, al sito dell'età del bronzo, ci fosse addirittura un sito neolitico e sarebbe stato importante. Poi ovviamente non fu più possibile verificare questa cosa e quindi in realtà ancora c'è ancora un punto di domanda. Eccola, questa è una, per esempio, degli oggetti trovata, questa è una ciotola con ansa lunata o cornuta, che fu rinvenuta appunto durante gli scavi. Una macina, furono trovate numerose macine, anche queste quasi tutte frammentate per la verità. Una, ne ricordano proprio nei diari, anche una a manubrio, è una forma particolare con due protuberanze ai lati, nei lati corti e opposte, e che proprio gli dà il nome, questo nome di macina manubrio. Servivano ovviamente per macinare i cereali e quindi associata a, per esempio, a tutti quei resti ceramici che alcuni sono riconducibili a contenitori di alcuna ceramica più grezza riconducibile a contenitori a vasi di grandi dimensioni, quindi probabilmente servivano per contenere proprio i cereali, altri invece sono cocci di ceramica un po' più fine e probabilmente di contenitori di dimensioni medio-piccole che probabilmente erano più legati alla mensa che non alla conservazione del cibo. E quindi macina e questi vari tipi di materiali ci parlano appunto di un'attività, cioè di un villaggio in cui la gente viveva e viveva stabilmente anche, è lecito insomma supporre, e un villaggio forse anche autosufficiente, insomma, perché probabilmente riuscivano comunque a coltivare i cereali, i legumi. Poche sono le ossa ritrovate, però quello che ci dicono, insomma, sembrano essere ossa di, c'era il maiale, c'era il bue, c'era la capra e la pecora. Ci sono ossa di canidi, forse usati anche per tenere pulito forse l'ambiente, ma anche usati per la caccia, per esempio. E quindi, insomma, ci danno informazioni per quello che riguarda anche l'economia di queste popolazioni e il modo, insomma, in cui sopravvivevano. Ci sono anche tracce di lavorazione dei metalli, tracce, oggetti, oggettini di corno, di denti, insomma, lavorati, quindi insomma, un po' tutte le attività che potevano svolgersi all'interno di un normalissimo villaggio. Allora, questo, quindi abbiamo due siti, tralasciando quello di età neolitica, di cui per la verità non possiamo dire molto perché il materiale ritrovato è veramente poco. Per quanto riguarda il sito dell'età del bronzo e quello della seconda età del ferro, allora il sito dell'età del bronzo, che vi ricordo stava nel versante medio-alto della collina, lo collochiamo tra il bronzo medio e il bronzo recente. È stato possibile collocarlo in questo lasco di tempo proprio grazie al ritrovamento di quelle anse che abbiamo visto prima, sia quelle cornute che quelle cilindrorette, che sono
fossili guida, cioè indicatori cronologici abbastanza precisi e che quindi ritrovandoli all'interno di uno strato archeologico ci permettono di datare ovviamente lo strato archeologico e tutti i materiali associati. Le anse cornute sono fossile guida del bronzo medio, mentre quelle cilindrorette sono fossile guida del bronzo recente. Ecco allora che noi con sicurezza riusciamo a datare e a collocare insomma in questa tabella appunto cronologica il sito di Castel Manduca. Per quanto riguarda invece le due capanne di cui abbiamo parlato prima dell'età del ferro, queste si trovavano nella parte più bassa del colle, quella verso il paese, e anche queste le possiamo collocare nella seconda età del ferro grazie a dei ritrovamenti fatti della ceramica, che però non è così importante, ma per esempio anche il ritrovamento ci fu di un frammentino di fibula latène, che è una fibula, quindi una spilla di foggia celtica e che si diffonde nel nostro territorio dalla seconda metà del IV secolo alla prima metà del III, e che quindi anche lì ci dice, ci colloca insomma, no? Ci data il ritrovamento. Ecco, questa è una cartina, per la verità un po' datata, in cui sono segnati alcuni, perché se ne conoscono anche molti altri, siti dell'età del bronzo. Perché il Castel Manduca è sicuramente molto importante, però è importante soprattutto se noi lo collochiamo all'interno di un contesto più ampio, per capire non tanto la storia di Castel Manduca in sé, ma per capire la storia antica del nostro territorio. Ora, quei pochi siti che lì sono segnati, che sono appunto il 4 e il Castel Manduca, poi c'è segnata Bocca Lorenza più giù, c'è Caltrano, esatto, poi ce ne sono molti altri, li vedremo poi in foto, si vede insomma, anche se non si vede benissimo, sono tutti collocati in posizioni strategiche, o sono a controllo della Valle dell'Astico, o sono a controllo della pianura, o sono, come per esempio vedo il 6, c'è cioè Lusiana, quindi il Monte Cornion probabilmente di Lusiana, o sono comunque al controllo di vie di commercio, di transito. Ecco, per capire, questi sono alcuni siti dell'età del bronzo del nostro territorio, quindi collocabili più o meno nello stesso periodo del primo insediamento su Castel Manduca. In quel periodo, il periodo in cui a Castel Manduca appunto c'era questo villaggio dell'età del bronzo, abbiamo un villaggio più o meno analogo a Schio, in località Castellon, H30. Anche lì vediamo come in realtà è un piccolo cocuzzolo che si innalza, no, rispetto alla pianura attorno, che non è troppo grande, quindi più grande è più difficile anche per esempio difenderlo, quindi non troppo grande e con le pareti abbastanza scoscese, appunto perché è così difeso, insomma è la natura stessa che difende il sito. Questo è il castello di Magra, anche qui un cocuzzolo che si innalza da una zona pianeggiante circostante. Eccolo, questo è Sant'Orso, Valle del Castello. È quella zona lì. Esatto. Anche lì ritrovamenti un po' poveri, per la verità, comunque sempre legati, sempre di vasellame, di cocci, legati che ci raccontano insomma della presenza di un villaggio di questo periodo. Il castello di Meda. Ecco, questi sono alcuni frammenti di ceramica ritrovati al castello di Meda. Si vede come la ricostruzione, le ricostruzioni fatte per capire a che tipo di contenitore appartenevano, è evidente che siamo nello stesso periodo del Castel Manduca, perché le anse, che sono appunto gli elementi datanti, sono gli stessi. Questo è Caltrano, anche qui c'era un villaggio nello stesso periodo. Il
Bostel di Rozzo, su quel piccolo pianoro a strapiombo, veramente sulla Valdastico, sorgeva anche qui un villaggio, mentre quelli di cui abbiamo parlato finora possiamo definirli, non so, villaggi di non sono molto alti comunque, Castel Manduca 400 metri, gli altri più o meno sono lì, infatti. Qua invece siamo un po' più alti, qua siamo in villaggi di montagna. Lo scopo in realtà era lo stesso, comunque una posizione dominante, comunque una posizione a controllo di qualcosa che evidentemente, insomma, in questo caso il fiume Astico, che era molto, molto importante. E questo dall'altra parte invece dell'altipiano di Asiago, proprio sulla cima più alta, qua siamo a 912 metri di altezza, il monte Cornion. Questo, oltretutto, è l'unico sito dell'età del bronzo che noi possiamo veramente definire castelliere. Questo, c'è la ricostruzione, doveva apparire all'incirca così. Quindi tutta la sommità del monte era fortificata, era difesa da un muro, che era un muro a sacco, cioè era largo circa un metro e mezzo, formato da due file di muretti a secco parallele e al centro, nello spazio rimasto vuoto, riempiti con materiale più sottile, sul quale poi era addirittura conficcata una palizzata aerea, quindi veramente un'opera difensiva molto imponente. All'interno tutta una serie di strutture che si sono conservate anche abbastanza bene. In questo caso abbiamo anche le buche di palo e quindi è possibile capire, insomma, avere perlomeno qualche informazione in più su quello che poteva essere l'alzato, perché la pianta delle case si conserva, insomma, può conservarsi anche abbastanza facilmente. L'alzato, essendo fatto in materiale deperibile, perché ovviamente era fatto di legno, di paglia, quello purtroppo di solito scompare, non lascia traccia, e quindi è sempre, diciamo, la cosa più difficile da capire. In questo caso abbiamo buche di palo, ma si sono conservati per esempio anche frammenti di intonaco che ricoprivano le pareti delle case e che conservano per esempio le impronte dei pali che formavano l'ossatura, insomma, e la struttura portante delle casette, e quindi ci permettono, insomma, di avere perlomeno qualche informazione in più. E questo sito, indagato in maniera abbastanza approfondita, ci racconta che la storia di un villaggio d'altura completamente autosufficiente, cioè all'interno di quel villaggio, cioè nella zona circostante, le zone meno ripide, insomma, erano o coltivate o comunque tenute a pascolo, quindi si allevavano gli animali, si coltivava dove era possibile coltivare, si coltivavano ortaggi, si coltivavano legumi, cereali. All'interno sono state trovate le macine, come quelle di Castel Manduca, quindi c'è anche la lavorazione, no, del prodotto che loro avevano dall'agricoltura. Ci sono tracce di lavorazione dei metalli, ci sono tracce di lavorazione del corno, per esempio delle ossa degli animali, che sono spesso associate alla lavorazione dei metalli, perché spesso con le ossa, con i corni degli animali, si facevano i manici, per esempio, di tanti strumenti di metallo, e quindi spesso troviamo le due attività associate, e qua appunto abbiamo conferma di questo. E troviamo anche molti indizi di lavorazione della lana. È naturale che avendo la possibilità, insomma, di avere pascoli, allevassero anche le capre, le pecore. Dalle pecore ottenevano ovviamente la lana, e lì c'è proprio, come dire, il reperto, insomma, archeologico ci racconta proprio la possibilità di fare tutto il processo di lavorazione della lana, perché c'è il ritrovamento delle fusaiole, quindi di quelle rotelline, no, che applicate ad un fuso imprimevano il movimento circolare al fuso, appunto, e quindi permettevano al filo di avvolgersi. E poi ci sono i pesi da telaio che ci indicano, insomma, la presenza
di telai per la produzione, quindi la fase successiva è la produzione dei tessuti. Quindi un villaggio d'altura fortificato, autosufficiente, probabilmente anche abbastanza ricco, perché si trovava in un punto di snodo, in un punto di incontro, diciamo, tra controllava il flusso della transumanza, quindi dello spostamento delle mandrie, delle greggi che salivano e scendevano dall'altipiano di Asiago, e controllava anche il traffico dei metalli. Vi ricordo che sull'altipiano di Bezzene a Lavorone abbiamo una concentrazione di forni fusori per la lavorazione del rame di una densità impressionante, cioè abbiamo una delle più alte densità di questi forni, insomma, dell'età del bronzo a livello europeo, quindi veramente doveva esserci qualcosa di molto importante. E per scendere dall'altopiano e quindi arrivare poi in pianura, dove ovviamente ci sarà stata richiesta, insomma, di questo metallo, una delle vie doveva passare per il Monte Cornion di Lusiana, un'altra probabilmente passava per il Boste di Castelletto di Rozzo. Quindi ecco perché probabilmente abbiamo questi due insediamenti in queste due posizioni, ovviamente così, così dominanti, così importanti. Questi sono alcuni, proprio alcuni, materiali ritrovati, e anche qui ritroviamo le solite anse cilindro retto, le anse cornute, e poi ci sono le fusaiole, insomma vari oggetti che comunque, appunto, soprattutto le anse, ci mettono in relazione dal punto di vista cronologico questo villaggio con quelli della pianura. Ecco, questi puntini rossi che voi vedete, questa è più o meno la provincia di Vicenza, ci mostrano i siti in cui sono stati fatti ritrovamenti databili al bronzo medio e al bronzo recente. Ce ne sono parecchi. Il bronzo antico non è molto rappresentato nel nostro territorio. Avete visto prima che gli studiosi dividono il bronzo in quattro periodi, cioè il bronzo antico, il bronzo medio, il bronzo recente e il bronzo finale. Per il bronzo antico non abbiamo molti ritrovamenti. Dal bronzo medio e il bronzo recente è il momento di massima espansione. I villaggi sono molti, il territorio è intensamente popolato. E intensamente popolato significa che queste persone disboscano molto, cercano di recuperare, di portare via spazi al bosco per avere dei pascoli o dei terreni da coltivare, e quindi il territorio un po' alla volta si modifica. Nel bronzo finale vediamo che c'è una certa flessione nel popolamento umano. In effetti, verso l'ultima fase del bronzo recente, molti siti iniziano a scomparire. Scompare anche il sito di Castel Manduca, tra i tanti. Rimangono solamente quelli che veramente si trovano in posizioni importanti. Rimane il castelletto, il Bosto, il castelletto di Rozzo, rimane il Monte Cognon di Lusiana, rimane il Sant'Orso, però la maggior parte tende a scomparire, c'è proprio una flessione, un certo spopolamento del territorio. Ecco, il motivo di questo spopolamento non lo sappiamo di preciso, si possono fare delle ipotesi. E sicuramente sappiamo che in quel periodo il clima, per esempio, cambia un po', va verso una fase di clima più fresco e più piovoso. E ecco, alcuni dicono che questo cambiamento del clima, unito all'importante disboscamento fatto durante l'età del bronzo recente, unito a tantissimi terreni sfruttati intensamente per l'agricoltura e ottenuti a pascolo, insomma, abbia creato una situazione non più, come dire, favorevole al popolamento umano, e quindi questo potrebbe essere uno dei motivi di questo spopolamento.
Spopolamento che continua anche nella prima età del ferro, quindi in quel periodo che va dal IX al VII secolo a.C. troviamo veramente pochi siti nell'Alto Vicentino, mentre invece cominciano, diciamo nella pianura, nascono e si sviluppano quei siti, quali non so, Vicenza, Treviso, Este, Padova, questi sì cominciano a diventare sempre più grandi, sempre più ricchi e ad espandersi insomma nel territorio. Questi sono i rinvenimenti databili dell'età del ferro, sono 4 mi pare segnati, sono veramente veramente molto pochi. Simbolo che proprio, cioè questo ci dice proprio che il territorio o non era più come dire di interesse per la popolazione, per i grandi centri soprattutto, o proprio che non era più un territorio ospitale. Nella seconda età del ferro invece le cose cambiano. Este, Padova, Treviso, per citarne alcuni, sono diventati dei grandi poli urbani e nel nostro territorio pedemontano montano sorgono tanti villaggi, alcuni di nuova fondazione, altri invece sfruttano i siti dell'età quei siti che già erano stati interessati durante l'età del bronzo. Ecco, qua c'è il confronto tra i siti della prima età del ferro e quelli della seconda. Si vede che quelli della seconda età del ferro sono decisamente di più. C'è anche Castel Manduca che viene rioccupato, anche se non nello, cioè, il colle è lo stesso, però il villaggio della seconda età del ferro, vi ricordo, sorge ai piedi del colle, quindi nella parte più bassa. Ecco, quando si parla di seconda età del ferro, d'obbligo parlare anche di Sant'Orso, perché proprio a Sant'Orso abbiamo un sito della seconda età del ferro molto importante e soprattutto ho studiato anche in maniera molto precisa. E un sito, gli scavi a Sant'Orso cominciarono nel 1981 e si protrassero fino al 1989, mettendo in luce diverse strutture tutte databili alla seconda età del ferro. Questa che voi vedete è la pianta, insomma, sullo scavo e poi la ricostruzione della pianta della casetta laboratorio di cui quasi tutti i materiali, insomma, sono esposti, i più belli perlomeno sono esposti in museo. Ecco, questa è una casetta seminterrata oppure anche casa di tipo rettico. Vedete, si vede bene, insomma, è una casa che viene costruita praticando uno scasso nel terreno e costruendo poi dei muretti a secco proprio per che costituiscono la base della casa. Poi l'alzato doveva essere di legno e il tetto di paglia. È una tipologia costruttiva tipica un po' di tutta la zona pedemontana, del Veronese al Vicentino e dell'area alpina, dell'area montana, e deriva proprio da un adattamento al territorio, soprattutto in ambiente montano. Ovviamente cioè la tipologia di abitazione è la stessa, però ovviamente con differenza, nel senso che in un sito montano non si sarà costruito come in un sito di pianura, però diciamo l'impronta è quella, cioè viene incassata in parte nel terreno. Questo consentiva, nelle zone in pendio, per esempio, nelle zone più scoscese, consentiva di dare più riparo alla casetta, no? Veniva fatto uno scasso e costruito proprio un muro. Ma era anche una questione di isolamento termico, per esempio. Il modello è rettico, quindi il modello è alpino, no? E costruire parte della casa, protetta dalla terra, significava mantenere, la terra faceva da isolamento, no? Quindi manteneva una temperatura interna più costante. Ecco, il disegno che voi vedete, ecco, lì sembra molto grande questa casa e in effetti nei libri si legge che misura all'incirca 100 metri quadrati. In realtà questa casa ha una storia molto lunga. Fu più volte fatta, rifatta, fu modificata, fu dismessa, poi fu ripresa.
perché la sua vita dura dura qualche secolo, quindi ha una vita molto lunga. E è importante per i ritrovamenti che sono stati fatti al suo interno e che la mettono proprio in relazione e ci permettono di fare un confronto con le casette seminterrate, quindi costruite nello stesso modo, di Castel Manduca. Ecco, all'interno del vano D, che non vi ho indicato, che è quello lì, esatto, all'interno di quel vano D, che è un vano accessorio, sono stati ritrovati questi pesi da telaio associati a dei resti carbonizzati, probabilmente di un telaio verticale. Ora, questi pesi di Sant'Orso sono indubbiamente eccezionali, sia per la quantità, per le dimensioni, anche per lo stato di conservazione, perché molti, sono tantissimi quelli ritrovati, molti si sono conservati integri. E quindi è stato possibile, purtroppo quest'anno, ed è tuttora in corso, fare uno studio proprio su questi pesi da telaio. Ecco, questo è un peso di Castel Manduca. Se voi avete osservato, torno indietro un attimo, ecco, quel simbolo lì che vedete sul peso di Sant'Orso, cioè identico nel peso ritrovato a Castel Manduca. Ora, una delle cose che si cerca di capire dallo studio di questi pesi è che significato potessero avere quei simboli lì. Ce ne sono tanti simboli. Quello là era un cerchio con un impresso, con una protuberanza al centro. Sì, ho messo vicino anche il disegno perché altrimenti alcuni particolari magari non si riesce a individuarli. Poi abbiamo questo che è una sigla pseudoalfabetica. Questo ha un altro simbolo pseudoalfabetico. Qua è bello, molto interessante, perché si vedono sia i segni di usura e quindi si ha la conferma che questo simbolo veniva appeso all'ordito, quindi al filo che nel telaio stava disposto in posizione verticale e che doveva appunto rimanere teso, ecco per il motivo di mettere un peso in fondo. E poi si vedono anche altri segni paralleli, esatto, che dallo studio appunto, che è ancora tuttora in corso, sembra siano i segni lasciati dal graticcio su cui questi pesi furono messi ad essiccare, perché sono pesi fatti di argilla. Quindi l'argilla andava impastata con l'acqua, modellata, e poi prima di essere cotta però andava essiccata. E probabilmente questi pesi venivano messi, questa è una curiosità insomma, che però è stato possibile capire proprio dallo studio di questi pesi, venivano messi ad essiccare probabilmente sopra un graticcio di paglia, di rametti, e questa impronta proprio si trova su più, non solo su questo, ma su altri anche pesi da telaio. Questo è un altro, questo se non avessi avuto il disegno probabilmente non si capiva, che porta l'impronta di una chiave rettica. Ecco quindi che vediamo che abbiamo visto che le impronte sono tante e sono anche differenti. Questo li ha fatti intanto suddividere. Ci sono, allora si dice che ci sono quelli con sigle pseudoalfabetiche, quelle con figure geometriche, quelle con l'impronta della chiave retica, sono stati divisi in gruppi. Il significato di questi simboli non lo sappiamo. C'è chi dice che forse potrebbe essere un marchio di fabbrica, quindi dei gruppi di persone che producevano questo tipo di oggetto, che mettevano il loro simbolo a indicare appunto la provenienza. C'è chi dice che poteva esserci un'economia per cui i grossi centri di pianura, come dire, portavano nei nostri piccoli villaggi tutto il necessario per la produzione del tessuto, quindi portavano il telaio, portavano i pesi, portavano tutto quello che serviva, le popolazioni del posto filavano, tessevano e poi davano i tessuti a questi, insomma, grandi centri, quindi come dire un grosso, no, imprenditore, tra virgolette, che porta
qua quello che necessita per la produzione e poi ottiene il prodotto finito. È una delle ipotesi, e non si sa che significato possono avere. Comunque, dicevo, quella lì porta per esempio l'impronta di una chiave rettica. La chiave rettica è questa, è proprio una chiave, un chiavistello che si trova, queste provengono dallo scavo del Bostel, di Castelletto di Rozzo, quella a destra proviene anche, è stata ritrovata abbastanza recentemente, nel 2008, ed è bella perché conserva ancora parte del manico in osso. Erano proprio delle chiavi, dei chiavistelli per chiudere le porte, insomma, di quelle casette seminterrate di cui abbiamo parlato prima. E questa è una ricostruzione invece di come doveva essere, insomma, la chiave originale. Ecco, questo è un disegno ricostruttivo del telaio. Questo è ricostruito sulla base dei dati forniti dallo studio del telaio di Sant'Orso. Sono più di uno i telai ritrovati a Sant'Orso. Uno fu ritrovato, frammenti di telaio ritrovati a Sant'Orso, carbonizzati. Uno fu trovato ancora nel 1982 nella casetta denominata C1 e un altro appunto nella casetta laboratorio, e tutti avevano associati questi pesi da telaio di ciambelliformi, appunto importantissimi quelli di Sant'Orso, perché in gran parte si sono conservati integri, e il fatto che siano integri permette anche di capire non solo la dimensione reale ma anche il peso. Per esempio, pesano tutti più o meno un chilo. È importante che il peso sia uguale, perché ovviamente l'ordito non deve avere un filo più teso e uno meno teso, perché ovviamente ne va della buona riuscita del tessuto. Ecco, e appunto il fatto di trovarli interi ci ha permesso di capire tra le varie cose, insomma, anche questo. Questa invece è una ricostruzione dell'interno, ipotetica, dell'interno di quella che doveva essere questa casetta rettica. Allora si vede la parte seminterrata con il muretto a secco, muretto che poi di solito costituiva il perimetro, ma se la casetta era abbastanza importante, abbastanza grande, potevano essere anche dei tramezzi interni, insomma, a dare un po' di sostegno, anche se di solito i tramezzi interni, insomma, potevano essere ed erano probabilmente di legno. Vediamo che l'alzato è di legno, il tetto poteva essere di rami e di paglia. Lì si vede il telaio appoggiato alla parete, anche se nello scavo della casetta laboratorio di Sant'Orso sembra che il telaio fosse messo in posizione non all'interno della casetta, se vi ricordate, ma era proprio in un vano accessorio. Questo perché sembra fosse messo proprio contro luce, perché questo permetteva alla donna che si occupava di produrre il tessuto di controllare proprio mano a mano che il lavoro proseguiva, di controllare che non ci fossero imperfezioni ed eventualmente di intervenire subito. E quindi perlomeno nella casetta di Sant'Orso era così. In altre casette invece il telaio era semplicemente all'interno della stanza. Poi vediamo gli alari, quelli lì sono a testa d'ariete, però alari non a testa d'ariete, ma insomma fatti così di forma rettangolare, per esempio sono stati ritrovati in gran numero a Sant'Orso ma anche a Castel Manduca. Poi vediamo tutta una serie di vasellame, quello di dimensioni medie, quello lì è il vaso tripode, che è una produzione tipica proprio dell'Alto Vicentino, è un vaso, è la pentola, no, dell'antichità, un vaso che appunto con tre gambe che serviva, che veniva messo tra le braccia per cuocere il cibo, e questo gli permetteva ovviamente di rimanere in equilibrio. E poi vediamo altri contenitori più piccoli legati al servizio da mensa, insomma, della casa. E poi un grande doglio, quindi un grande contenitore per conservare i cereali, che veniva appunto qualche volta sì messo nel terreno, ma per esempio a Sant'Orso erano impilati uno sopra l'altro, insomma erano tanti e impilati uno sopra l'altro. C'è anche una mensola con sopra il vasellame, e in effetti è plausibile il discorso, perché proprio a Sant'Orso, dove, come dire, conosciamo tante cose di questa casetta di Sant'Orso, perché fu
fu distrutta in maniera violenta e questo, come dire, episodio violento ha fatto sì che si conservassero molte indicazioni. Ecco, gli scavi si trovano, si sono trovati perché gli scavi sono già finiti, si trovarono e proprio ancora tavole di legno carbonizzate con sopra ancora i frammenti, i vasi, insomma, distrutti, e quindi probabilmente sì, avevano delle mensole o comunque delle tavole, qualcosa su cui poggiare il vasellame. Ecco, questa è una foto d'epoca, quello lì è il professor Pellegrini di Padova con il figlio al Bostel di Rozzo all'interno di una casetta seminterrata, lì si vede bene insomma cosa significa seminterrata. Questa è un'altra immagine dello scavo, vedete che tutte hanno un ingresso ed è proprio perché sono seminterrate, quindi c'è una parte che sicuramente li isolava anche un po', no, dall'esterno. E poi appunto era la parte che permetteva di entrare appunto all'interno della casa. Qua sono altre immagini. E questa, qua abbiamo tre immagini, tre fasi insomma della ricostruzione della casetta. La pianta, quella più alta, con il muro a secco. Un'ipotesi ricostruttiva, quindi con l'alzato in legno, materiale deperibile che ovviamente non si conserva, se non eccezionalmente, come per fortuna è successo a Sant'Orso, che si è in parte carbonizzato, e poi la ricostruzione definitiva. Anche questi villaggi scompaiono in maniera molto veloce, molto repentina. Perché scompaiono? Ci sono tante ipotesi, un'incursione, distruzione dei villaggi da parte dei romani, da parte incursione e distruzione da parte di altre popolazioni confinanti, un periodo di carestie, oppure di mutamenti climatici e ambientali. Ecco, per quanto riguarda l'arrivo, l'incursione e distruzione dei villaggi da parte dei romani, noi nelle fonti leggiamo che i romani non entravano in lotta insomma con i veneti, ma fu tutta una cosa molto pacifica. In realtà questo non sembra da quello che rimane nella traccia insomma archeologica dei nostri villaggi, però dobbiamo considerare anche un'altra cosa. Probabilmente in una prima fase gli abitanti dei nostri villaggi pedemontani erano veneti. Però qui siamo in una zona di confine e l'influenza delle popolazioni rettiche era estremamente forte. E prima, se vi ricordo, no, forse non l'ho detto, prima quando abbiamo visto i pesi da telaio, ho detto sono delle sigle pseudo-alfabetiche. Quello lì è alfabeto rettico, non è venetico, va bene? E anche molti oggetti ritrovati durante questi scavi ci parlano di una fortissima influenza rettica in questi nostri villaggi. Quindi probabilmente, forse anzi, erano più retti, erano diventati nel corso del tempo più retti che veneti, e forse questo non andava molto bene ai romani. Quindi potrebbe anche essere stata effettivamente un'incursione, insomma, per mettere a tacere insomma, tutti questi villaggi. Non lo sappiamo di preciso, è una delle ipotesi. Ecco, per quanto riguarda arrivano i romani nel nostro territorio, per quanto riguarda Castel Manduca, perché il tema, no, della nostra conferenza sarebbe proprio i ritrovamenti fatti a Castel Manduca, ecco, per quanto riguarda il sito di Castel Manduca ci sono stati ritrovamenti anche di età romana, molti frammenti di tegoloni e alcuni anche a formare dei focolari, materiale ceramico, alcune monete, chiodi, chiavi in ferro, coltelli in ferro, nessuna struttura. La cosa più, non si sa molto, però insomma la cosa più logica da pensare è che come avevano fatto nell'età del bronzo e poi nell'età del ferro, anche i romani abbiano scelto quel posto lì perché è un posto, come dire, prominente, importante per il controllo del territorio
e che abbiano semplicemente riutilizzato qualcosa che ancora si conservava al loro tempo, forse hanno costruito qualcosa in materiale deperibile che quindi non lascia traccia, e comunque al massimo poteva essere una postazione, insomma, a controllo del territorio, niente di più. Anche, e questo potrebbe spiegare anche il poco materiale romano trovato. Mentre per quanto riguarda il Medioevo, anche questa è un'epoca che è documentata a Castel Manduca. Il nome stesso, Castel Manduca, si rifà proprio alla presenza in età medievale del castello. Sono molti i castelli, sia a controllo della Valdastico che della Valleugra. Ecco, se noi leggiamo le fonti scritte, troviamo nei libri che nel 917 il re d'Italia Berengario I concesse ai vescovi di Padova la possibilità di costruire tutta una serie di castelli a controllo, proprio a difesa della zona pedemontana. Questo è quello che sta scritto nei libri. In realtà i materiali archeologici trovati sui siti di questi castelli li datano tutti dopo il 1050, quindi un po' dopo rispetto a quello che sta scritto sui libri, eccetto forse il castello di Piovene, perché quella torre pentagonale che fu trovata da Zanocco, da Cibing e dall'Alfonsi nel 1913 è una forma che troviamo già in epoca longobarda e bizantina, quindi una forma sicuramente più antica. Ecco, doveva essere qualcosa del genere il Castel Manduca, ma anche probabilmente gli altri castelli del nostro territorio. A Piovene ricordiamo il Castel Pelluca verso Sant'Urso, ricordiamo il Castel Manduca e la Rocchetta, sono i tre castelli del territorio comunale di Piovene. Dovevano essere non il castello, quello che magari siamo abituati a pensare, ma una torre fortificata difesa da una o più cinta murarie. Probabilmente all'interno del castello stava una guarnigione, insomma, a controllo del territorio, e in caso di necessità vi potevano andare, insomma, anche altre persone. Questo è un acquerello del castello di Chiupano, vediamo che la modalità, insomma, costruttiva è la stessa. Questo invece è il Castel Manduca. Questo è un disegno fatto da Giovanni Piccoli, che era sovrintendente alle antichità di Schio e che fece questo disegno subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E durante la guerra furono scavate delle trincee sul Castel Manduca, e queste trincee misero in luce, per esempio, la torre, quella lì, di cui prima non si conosceva l'esistenza. E quindi, sulla base di quello che, insomma, era emerso, il Piccoli fece questa ricostruzione del castello. Vediamo anche qua le due torri, una era quella pentagonale, e poi più cerchi e murarie proprio a difendere la zona. Questo è il castello di Meda, stessa tipologia. E questi sono dei frammenti ceramici di età medievale, ritrovati questi sul castello di Meda, però anche Castel Manduca, non ci sono le foto perché purtroppo Castel Manduca non... Soprattutto degli scavi fatti all'inizio del 1900 e poi quelli del Piccoli dopo la Prima Guerra Mondiale, non ci sono foto di materiali, ce ne sono pochissime, e quelle pochissime che ci sono anche in cattivo stato di conservazione. Poi i materiali, abbiamo i diari di scavo, quindi sappiamo cosa è stato trovato. E all'inizio erano stati portati al museo di Schio e là erano conservati. Però quando il museo archeologico di Schio fu smantellato, quando fu smantellato il museo archeologico di Schio, qualcosa Cibin riuscì a prendere e si portò a casa e divenne parte della sua collezione privata,
qualcos'altro fu disperso, qualcosa per fortuna è conservato qui a Sant'Orso al Museo Archeologico. Le foto purtroppo sono poche, quindi in realtà per vedere qualcosa dobbiamo basarci su ritrovamenti fatti in altri luoghi, ma che comunque sono analoghi a quelli di Castel Manduca. Questa, ripeto, è ceramica, la pettinata tipica medievale. E arriviamo all'ultimo scavo fatto a Castel Manduca. Beh no, prima, giustamente, non esistono più questi castelli, non sono più visibili. Passarono di mano in mano in un certo senso, nel senso che furono sotto il dominio degli Ezzelini, poi la caduta degli Ezzelini passarono sotto gli Scaligeri e poi o nel 1311 o nel 1314, perché nelle fonti si trovano tutte e due le date, i Padovani riunirono un grande esercito che si scontrò appunto con gli Scaligeri e portò alla distruzione di tutti i castelli della nostra zona, della nostra pedemontana, e quindi è motivo per cui oggi insomma non sono più visibili. Ci sono, rimangono le fondamenta, però non sono visibili. E arriviamo all'ultimo scavo fatto nel 2001. Nel 2001 casualmente fu ritrovato questo scheletro di inumato. Questo scheletro stava in un lungo proprio a Castel Manduca, sul lato che guarda la Valle dell'Occa, quindi in una posizione di pendio estremamente scosceso, e era quasi in superficie, nel senso che se anche era stato sepolto in profondità, però di fatto nel tempo l'acqua aveva eroso comunque il terreno e di fatto era quasi in superficie, e di fatto fu individuato perché il piede destro aveva cominciato ad emergere e in parte si era anche sparito, era stato portato via. E appunto al ritrovamento di questa sepoltura si cominciarono gli scavi archeologici, fu fatta prima un'indagine superficiale per capire se c'era stata una preparazione prima della sepoltura, quindi se c'era stato lo scavo di una buca piuttosto che una strutturazione, insomma anche solo con i sassi per delimitare la zona di sepoltura, però l'erosione era talmente insomma importante che non sembra esserci stato niente di tutto ciò. Anche la posizione era un po' strana, perché effettivamente un posto molto impervio, e comunque andava fatto lo scavo per capire di cosa si trattava. Lo scheletro era integro, disteso supino, rivolto a est. Doveva essere alto, lo studio antropologico ha detto insomma, che doveva essere alto all'incirca 1,65-1,70 m, completamente privo di corredo, quindi niente che ci potesse dare informazioni sull'età cronologica di questa persona. E fu quindi fatto un esame radiocarbonio che, anche se tutti noi speravamo fosse un po' più antico, in realtà data questa sepoltura nella seconda metà del 1500. Ecco, il corpo, quel poco che rimaneva sopra questa sepoltura e tutta la zona circostante è veramente piena, ma piena di cocci dell'età del bronzo, che però sembrano essere, non sono al loro posto, sembrano essere stati buttati, gettati dall'alto, dalla parte più alta della collina, forse addirittura in tempi medievali o successivamente quando si spianò la cima per fare il castello o comunque per delle sistemazioni successive, insomma tutto il materiale fu buttato sotto e andò a coprire insomma, questa sepoltura. Ecco, comunque è un maschio di corporatura non molto robusta, anche se notevoli sono le gambe sì, sono molto robuste, e questo ha fatto pensare che forse poteva essere sicuramente un gran camminatore, forse un pastore, però di preciso ovviamente non si può sapere, perché appunto il corredo era assolutamente completamente assente.
Ecco, leggendo alcune cronache, beh, c'è una leggenda in paese, una leggenda popolare, che parla di un pastore che è misteriosamente scomparso dalle zone, delle parti di Castel Manduca, e in effetti la posizione, così anche proprio sul versante più scosceso, un po' si lascia pensare. Ci sono proprio anche cronache poi che ci raccontano agli inizi del 1600, ma insomma tutto sommato ci siamo, perché questo scheletro è stato datato nella seconda metà del 1500, di litti furibonde che avvenivano in paese per la gestione degli spazi di tutti, quindi dei pascoli, dei boschi, no? E quindi per mettersi d'accordo su chi sfruttava uno e chi usava l'altro, c'è proprio, è proprio scritto, insomma, ci furono litti molto violente. Adesso, non significa che questo sia da ricollegare, però insomma potrebbe anche essere un'ipotesi. Ecco, questi sono materiali che furono trovati nel 2001 durante appunto questo scavo. E non hanno niente a che fare con la sepoltura, ma sono tutti materiali che provengono dalle parti superiori. E alcuni invece sono materiali che non stavano lì vicino alla sepoltura, ma che comunque sono stati ritrovati durante ricerche di superficie, insomma, comunque sempre nel sito di Castel Manduca. Questo è un vasetto miniaturistico integro, l'unico integro che abbiamo trovato, e tra l'altro ne avevano trovati anche lo zanocco. Sì, altri tre, e quindi uno anche con un manico, e quindi ecco, probabilmente è stato uno di quelli. Sempre lo stesso vasetto miniaturistico, per capire bene come sono, se poi andate in museo, ce ne sono anche museo di vasetti miniaturistici, per capire anche le dimensioni, saranno alti 2,5 cm, 3, non di più, sono proprio piccoli. Frammenti di ceramica, questo è un orlo, proprio una carrellata di foto. Lavorazione denti levigati, come avevamo detto, cioè sono tracce appunto di lavorazione dei denti e delle ossa degli animali. Un punteruolo, un osso. Selci, perforatore. La selce è un materiale, lo associamo sempre alla preistoria. In realtà anche nell'età dei metalli molti strumenti erano fatti di selce, perché il metallo comunque è un materiale prezioso, per cui dove non era strettamente necessario si continuò ad usare la selce per molto tempo. Insomma, la prossima un elemento di falcetto, anche qua immaginate più elementi di questo tipo messi in fila, no, a formare una lama, ecco, che poi montata magari su un corno piuttosto che su un pezzo di legno, insomma di forma semicircolare, formavano un falcetto appunto per l'agricoltura. Ecco, questo è lo spillone di bronzo ritrovato non all'interno di uno strato, ma ritrovamento casuale Castel Manduca. Li abbiamo visti anche prima, quelli di Catrenta, all'inizio, sullo stesso periodo. Lame in bronzo, ci sono proprio una carrellata così di materiali per farvi vedere insomma cosa viene ritrovato su Castel Manduca. Anche una dracma in argento, che può porre le montane, e fu ritrovato anche un ars signatum, con il motivo del ramo secco. È un ritrovamento importante perché nel Veneto non si conoscono tanti ritrovamenti di questo tipo. Questo non è quello ritrovato a Castel Manduca, no, la foto di quello, ma era per farvi capire, perché se vi dicevo essere segnato magari nessuno capiva, però no, non è quello ritrovato a Castel Manduca, è una foto, però ne è stato ritrovato uno anche là, ed è molto importante perché un altro è stato ritrovato a Rozzo. E nel Veneto si contano veramente i ritrovamenti di questo tipo, quindi ecco due solo, e quindi insomma è veramente importante. Thank you.
bene, che dire, insomma, una bellissima carrellata, insomma, della storia degli studi degli scavi di Castelmanduca, che fino adesso mancava sinceramente. E la Chiara è qui a rispondere, insomma, alle eventuali domande se dovete fare. Poi io vorrei fare sinceramente un ulteriore complimento alla Chiara, perché lei è la prima volta che parla in pubblico, non ha mai parlato, e si dedica tantissimo agli scavi, agli studi. È stata sinceramente anche una prova per dimostrare, insomma, che nel nostro territorio ci sono veramente delle persone capaci che meritano, insomma, di fare questo lavoro, insomma, di fare l'archeologo, e la Chiara è una di queste, bravissima, insomma, ecco. È un vanto anche per il nostro gruppo, che dicevo, ha cominciato che aveva 16 anni, era la più piccolina del gruppo, insomma, ed è ormai la nostra mascotte adesso. In realtà è l'unica che fa l'archeologa, si mantiene con l'archeologia, per modo di dire. Ecco, lascio spazio alle domande, insomma, se qualcuno ha da chiedere qualcosa. Tutti soddisfatti. Allora, la distruzione definitiva di questo prevenuto castello, la battaglia del Bastico di Capodavanes per il Zeno, cioè segnò proprio la fine definitiva dell'insediamento, nel senso che poi non ci fu nessuno che li abitò, oppure si sono trovate qualcos'altro? Se posso dire, insomma, il sito è stato rioccupato sicuramente nel secolo scorso, perché in cima c'era un roccolo per la lucidagione, insomma. Però altri utilizzi dell'area, no? Cioè, il roccolo è stato l'ultimo utilizzo dopo 700 anni dalla scomparsa, con le trincee della prima guerra, baraccamenti, quelli sì ci sono, però poi frequentazioni stabili, cioè, da viverci tutto l'anno, come potrebbero essere i villaggi dell'età del bronzo, dell'età del ferro, sicuramente no. Cioè da quell'età in poi praticamente la popolazione si è spostata in basso. A Frata Polesine ho visto parecchi oggetti marchiati con quell'occhietto, e loro le chiamano l'occhio del dado, quei puntini che sono sul dado. Sono identici a quello lì, quel puntino in mezzo. Sarebbe interessante se quegli oggetti pervenissero da là, proprio come ha detto lei, per dopo scambiare col prodotto locale. Potrebbe essere una delle ipotesi. In realtà lo studio non è di questi paesi, non è cominciato da molto ed è ancora in via di studio tutto quanto. Anche gli stessi simboli pseudoalfabetici devono ancora essere, come dire, studiati da chi si occupa, insomma, della scrittura, per cui è veramente ancora tutto nebuloso. Speriamo che un po' alla volta, quando questo studio, insomma, arriverà alla fine, sì, io credo che chi si occupa di questo studio farà questi confronti necessariamente, insomma, penso, e speriamo che ci dicano qualcosa, insomma. Comunque sono esposti in museo questi pesi, sono visibili, finalmente li hanno esposti, perché sono pochi mesi che sono esposti, prima erano in magazzino, adesso sono visibili, e speriamo che anche gli studi proseguano, si concludano e ci dicano qualcosa di più. Sì, anche laggiù sono considerati così, penso che sia una cosa un po' difficile, insomma, da capire, cioè sarà difficile capire esattamente il significato. Si fanno delle ipotesi. L'unica cosa probabilmente certa è che questi pesi sono quasi certamente prodotti localmente, non sono importati. E questo si può dire perché della scoperta di Rozzo, di un'altra casa laboratorio che aveva quattro forni per la cottura della ceramica, dentro ci sono pesi da telaio ancora da cucinare, insomma, che sono identici a questi qua di Sant'Orso di Piovene, per cui sicuramente vengono prodotti localmente, questa è già una cosa. Sono così semplici. Poi bisognerebbe fare tutto uno studio sulle argille, sugli inclusi, per capire se effettivamente la roccia che c'è dentro e l'argilla è di provenienza locale, insomma, per togliere ogni dubbio, però sono cose talmente semplici che effettivamente bastava un po' di argilla, un po' di selce macinata, di calcare macinato e producivi. Però
Bene, allora ringrazio ancora Chiara Dalle Mogli per la sua importantissima e comprensibilissima spiegazione di questo sito di Castel Manduca. Vi ricordo, in entrata, per chi vuole pubblicazioni e libri relativi all'archeologia, alla storia di Sant'Orso e dell'Alto Vicentino, ce ne sono disponibili, e adesso si apre anche il museo archeologico per chi vuole fare un giro e visitarlo, insomma c'è anche questa opportunità. E vi aspettiamo venerdì prossimo. Grazie.